ancora dalla spiaggia Capopiccolo, musica, divertimento, sole. Ma a che ora si mangia, ragazzi? L'orario non c'è, quindi si presume che il pranzo inizi alle 2 e finisce alle 2 e mezza per correre di nuovo in spiaggia. Alle 2? No! Abbiamo parlato col nostro chef, ci sta aspettando, perché su adesso ci sarà la possibilità di parlare di prodotti tipici, preparare un bel aperitivo per tutti quanti noi e poi preparare un bel piatto tipico della struttura qui di Capopiccolo. Lei cosa fa? Sale con noi? Sì, 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 in questo momento. Se si parla di pranzo, magari ci anticipiamo. È vero o no? Lasciamo tutti quanti che ballano, anche perché non lo so se ci sono scorte per tutti, prodotti per tutti, però noi ci anticipiamo, cominciamo a salire. Tanto abbiamo detto che è bello, si sta bene. Lei come descrive questo posto? Meraviglioso, sono appena 26 anni che vengo, quindi presumo che ci sia qualcosa di positivo. 26 anni, lei è giovanissimo, quindi appena è nato lui è venuto qui a Capopiccolo. Cioè lui è nato a Capopiccolo, perché quanti anni, lo possiamo dire, quanti anni c'hai? 38. 38. Qui ho conosciuto mia moglie e niente, va avanti così, sempre la stessa storia. La moglie è contenta? Sì, insomma, la spiaggia piace. Avete bambini? Sì, sì, due. Si divertono, trovano tutto quello che... Sempre qui, se si accenna di cambiare villaggio, mai, dice sempre Capopiccolo. Va bene, allora rimanete con noi perché iniziamo a fare un giro verso le cucine. Ciao, a tra poco! Di Capopiccolo è tutto, rientriamo dal nostro chef perché ci ha appena telefonato. Siamo pronti per il piatto tipico, andiamo a vedere. Questi amministratori, no, sono sempre impegnati, poi fanno riunioni, poi a volte possono anche dimenticare, no, delle cose, delle promesse, ma noi non dimentichiamo le promesse che facciamo, soprattutto voi che ci seguite da casa. Allora andiamo a raccomandarci con lo chef, che fra qualche istante saremo proprio da lui. Andiamo a vedere cosa succede, ci raccomandiamo un bel piatto tipico. Amici, sono arrivato in cucina e non ho trovato lo chef, quindi sto vedendo cosa bolle in pentola, perché almeno cerchiamo di capire questo piatto tipico dopo che cosa sarà. Cosa? Oddio, questo penso che è un polipo. Vediamo un attimo se riesco a tirarlo fuori prima che arriva lo chef. Mamma mia quanto pesa! Mamma quanto pesa questo! Chef, ben arrivato! Buongiorno a lei! Mi scusi, ecco, io non volevo toccare nulla. È affezionato a questo polipo, come si chiama? Questo è un polipo verace. No, il nome è il proprio Giulio, Nicola, come si chiamava questo? Emanuele si chiama questo. Emanuele si chiama. Era affezionato tanto, lei che l'ha messo anche in pentola, diciamo. Sì, il nostro territorio è molto ricco di prodotti tipici, dobbiamo cercare di valorizzarli. Spesso si tende sempre a valorizzare i prodotti di altri territori, magari andando alla ricerca di gusti e di ricette che non sono nostre. Parole sante. Invece noi dobbiamo valorizzare quello che abbiamo di nostro. Secondo me in altri posti valorizzano quello che hanno di proprio.
diciamolo anche lì, diciamolo non a Raffaele che ci sta riprendendo, ma anche a chi ci segue da casa. Forse dobbiamo ritornare a essere più calabresi, perché la Calabria ha bisogno dei suoi calabresi e quindi cercare di farli emigrare il meno possibile. Possibile. Ma sa perché? Poi quando si va in giro e si parla con la gente, cosa, magari si va su Milano e tanti altri posti d'Italia e anche fuori l'Italia. Ma tu di dove sei? Sono calabrese. Allora quello un po' ci fa piangere il cuore. Quando dei grandi professionisti li ritroviamo in strutture magari di gran lusso, alberghieri, come strutture ospedaliere e tante altre cose, le origini sono calabresi. E allora rimanete con noi, gli amici di Summer Day, perché qui abbiamo un grande chef che dopo ci presenterà un piatto tipico Calabria. A tra poco. Freegen, produzione e commercializzazione alimenti surgelati, con un marchio presente su un ampio bacino commerciale grazie alla propria rete distributiva. La produzione spazia dall'arancino tradizionale alla siciliana, arancino classico, arancini mignon assortiti, crocchette di patate, crocchetta farcita con mozzarella fresca. La Freegen per prima nasce con l'arancino piccantino, producendo l'arancino del cuore di Veranduia calabrese. Freegen, contrada Iannaci 9 a Filandari, provincia di Vibo Valentia. Telefono 0963 36 69 87, www.frigel.net. Nonna Maria, la buona pasta fresca. Pastificio Antonio Arabia, www.pastanonnamaria.it, Via dei Tulipani 9, Crotone. Telefono 328 87 15 934. Intrufolati nella cucina di Capopiccolo, perché lo chef, senza che adesso ci scopre, andiamo a beccarlo di sorpresa. Ci ha beccato. Chef, siamo arrivati puntualissimi, ora di pranzo puntualissimi. Guardi, ci stanno tutti. C'è nessuno, perché sono venuto da solo io per vedere un po' quello che sta succedendo qui nella cucina. Chef, allora, cosa prepariamo oggi di bello, di buono? Allora, cosa bolle in pentola? Qui sempre il nostro Emanuele, no? L'abbiamo lasciato prima. Ah, Emanuele è già andato via. Chef, non mi ha aspettato. Prepariamo la pasta di Nonna Maria. La pasta di Nonna Maria? Sì, maccheroncini al ferretto. Ne facciamo uno con le alici e un altro col pesce spada. E allora vediamo la lavorazione di questi maccheroncini. Lasciamo preparare questo piatto tipico al nostro chef e poi lo riscopriremo a tavola nel buffet con tutti i prodotti tipici. Allora chef, siamo pronti per calare questo maccheroncino di Nonna Maria? Sì, certamente, un'ottima pasta di ottima qualità. Dove la fanno questa pasta? Questa pasta la fanno a Crotone. Crotone. Sì. Ecco, quindi siamo a Isola Capo Rizzuto, provincia di Crotone, la pasta deve arrivare. Sempre del parere. Prodotti del nostro territorio. Bravo. Stop.
caliamo la pasta, mangiamo e poi stop. Vero? Sì, poi stop. Questi li prepariamo con delle alici fresche. Le alici sempre pescate qui. Sì. Non sono arrivate da fuori, roba. No. Perfetto, benissimo. Senza sminuire gli altri. Sì. Le nostre, perché magari dobbiamo andare. Senti, ma vedo che ce ne sono due, cosa, siccome siamo, noi siamo in due. Ce la facciamo, sì. Questo qua? No. No. Abbiamo un altro. Ah, abbiamo un'altra pasta ancora. Ah, bella. Siccome. Solo da vedere, questa è solo da vedere. Solo da vedere, quindi ne facciamo vedere. Mi riempie gli occhi. Questa cos'è? È colorata questa pasta? Sì. Perché è colorata? Questo maccheroncino al ferretto è colorato. Aromatizzato, c'è qualcosa. Aromatizzato, sì, il peperoncino, gli spinaci, classica all'uovo, la pietra rossa. Perfetto, perfetto. Ok, caliamo la pasta e ritroviamo, riscopriamo questi sapori di nonna Maria al tavolo del buffet. È stata calata, quindi il piatto è pronto per essere servito, giusto? Ultimi dettagli, ultimo salto in padellina per far amalgamare bene tutto il prodotto, anche se la pasta ne ha poco bisogno. Bene, quindi tutto è pronto per andare sul tavolo del buffet. Andiamo insieme allo chef. Andiamo insieme allo chef sul tavolo del buffet. Andiamo. Flotta e insieme al nostro chef ci troviamo adesso al tavolo del buffet che è stato preparato per questi ospiti. MS Channel che porta questo tour insieme a Summer Day in questa bellissima struttura. Chef, allora cosa dobbiamo raccontare ancora ai nostri ospiti? Raccontiamo quello che abbiamo preparato oggi. Allora, raccontiamo di questi maccheroncini al ferretto del pastificio Nonna Maria, fatti con dei tocchetti di pesce spada, pomodorino fresco e basilico. Poi andiamo a dei maccheroncini al ferretto di varie forme, fatti con nell'impasto con vari prodotti, con gli spinaci, col peperoncino, con lo zafferano. Ottima pasta che tiene la cottura, sempre preparata dal pastificio Nonna Maria. Questi sono stati preparati con le alici. Poi abbiamo la frigelle, dei calzoncini, sì,